Sua maestà il re Berenguer primo, lunga vita al re. Cosa avete da guardarmi tutti così? C'è qualche cosa di anormale? Non c'è più niente di normale da quando la normale è diventata la norma. Così tutto è a posto. Oh mio signore, voi zoppicate? Zoppico? Non zoppico. Zoppico un po'. State male, vi sorreggo. 10 spettacoli per la nuova stagione del TSA a ridotto del Teatro Comunale a presentare la stagione Vertici del Teatro con il sindaco Pierluigi Biondi. Si parte il 10 novembre e si termina il 31 maggio. 6 sono le produzioni del TSA che poi andranno in giro in tutta Italia. Arriveranno in città attori come Giampaolo Morelli con un monologo, Andrea De Logu con uno spettacolo sulle donne, Vanessa Incontrada. Ci saranno testi di Pirandello, Piccole Donne, altri attori come Lea Gullotta, Daniele Pecci e Silvio Orlando. A maggio spazio alla misteriosa fiamma della regina Loana di Umberto Eco e altri spettacoli di assoluto prestigio, Collino Guanciale, Nini Bruschetta e altri. Insomma, un cartellone di grandissima qualità, con abbonamenti che seguono una politica di prezzi accurata per essere inclusivi al massimo e una sorta di ritorno alla normalità dopo anni di pandemia, difficilissimi per la capienza che sarà finalmente intera. È una stagione molto ricca, ricca di nomi, ricca di qualità, ricca di personaggi che ritornano al teatro dell'Aquila a rendere onore a una storia e una tradizione molto importante. Quindi ciò che stiamo facendo ormai da 2 anni è esattamente questo, riportare non solo qualità ma anche un po' di glamour all'Aquila. L'apertura dei teatri è cosa fondamentale, per fortuna. Incrociando le dita, sta andando tutto bene, quindi i teatri in tutta Italia stanno riprendendo a pieno regime. C'è un rinnovato entusiasmo nei confronti proprio del luogo teatro, e quindi questo è. Dobbiamo noi che siamo addentro l'organizzazione di questo mondo, dobbiamo approfittare di questa sorta di entusiasmo rinnovato e cavalcare questa onda anomala. Il pubblico aquilano, e non solo, si deve aspettare un qualcosa che rappresenti il marchio dell'arte, della poesia, della bellezza, che ovviamente richiede sempre un impegno di grandezza, degno proprio di una tradizione, quello del Teatro Stabile d'Abruzzo, e ancor più degno del suo direttore, Giorgio Pasotti, che imprime un sigillo in qualcosa che viene da lontano e già si prenota per il futuro.